Kasper, baş Kasper. Ignazio, Ignazio. Scusa. Scusa, 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 signora. Scusa. Allora, Antonio, la manifestazione diciamo è quasi conclusa, le biciclette sono rientrate, io come al solito non posso che chiederti ecco, quello che è un resoconto anche sui numeri di questa manifestazione, com'è andata quest'anno? Eravamo un po' preoccupati, però alla fine siamo molto soddisfatti, i numeri ci sono, è venuta molta gente, hanno pedalato, si è svolto tutto nel migliore dei modi. Hanno partecipato famiglie, bambini piccoli, grandi, è stata veramente bella, la nona edizione ci dà lo slancio per incominciare da domani a preparare la decima che dovrà essere sicuramente un evento eccezionale. Ecco, la vostra forza è proprio questa, già a fine manifestazione cominciate a preparare quella dell'anno successivo. Se vuoi fare una buona manifestazione devi incominciare subito a preparare la prossima, perché sembra una sciocchezza, però organizzare il tutto nel migliore dei modi non è semplice. Poi non dobbiamo dimenticare che noi, grazie ai nostri sponsor che riusciamo a fare, che ci sostengono, riusciamo a fare quelle piccole cose per allietare, diciamo, per fare in modo che sia una bella giornata. Grazie Antonio, qua abbiamo una ragazza immagine, Sina Scigliano, immancabile a queste manifestazioni. Grazie per la ragazza immagine, ma io sono, diciamo, un'amica collaboratrice di questa manifestazione bellissima, da tanti anni collaboro e partecipo con loro. Ti sei divertita? Tantissimo, come sempre. Tu lavori e ti diverti nello stesso momento. Sì, è vero. E anche grazie a Sina, che le manifestazioni hanno sempre una piega con tanta allegria, simpatia e coinvolgere anche i partecipanti. Grazie Sina. Grazie a voi e a tutti. Assunta Scorpiniti, per la seconda volta madrina di questa manifestazione, ecco, come l'hai vista tu che sei un'attenta osservatrice di tutto ciò che avviene nella nostra comunità, la particolarità della manifestazione dell'edizione 2015?
Allora, l'ho vista con l'entusiasmo e la gioia di esserci, di come è iniziata questa manifestazione. C'è sempre un desiderio di esserci, di partecipare e soprattutto di vivere questo momento di aggregazione. Ho visto una cosa che mi è molto piaciuta quest'anno, è che ho visto i bambini, soprattutto molto, molto carichi, molto entusiasti, particolarmente pronti a percorrere il paese con questa modalità. E io dico che è veramente un modo diverso di guardare la Calabria, quello dalle due ruote. È un modo più sano, più ecologico, un modo che induce anche a stare insieme, ad avere più amore per i luoghi che si attraversano. Che ecco, poi sono non è diciamo una solita manifestazione, ma è quasi un modo di ritrovarsi tutti insieme, divertirsi, trascorrere del tempo insieme. Pare che questo sia ben riuscito perché i partecipanti sono stati molti. Ma io credo che i cicloamatori cariati hanno questo impegno nel nome dello sport, però con questa manifestazione dimostrano di avere un grande impegno civile, vogliono cercare delle occasioni, delle opportunità per rendere questo paese migliore e sicuramente questo evento crea delle situazioni, dei momenti che ci fanno sentire migliori, ci fanno andare un po' avanti. Tu sei attenta alla storia, a tutto ciò che succede, quest'oggi una presenza, un personaggio che merita di essere citato, il signor Scigliano, un personaggio storico. Cariati. Sì, noi abbiamo con i cicloamatori abbiamo inteso, e soprattutto la presidenza e tutti i soci dei cicloamatori hanno inteso dare questo importante riconoscimento ad Antonio Scigliano. Antonio Scigliano, come io ho avuto modo di dire, è stato il primo vero profeta della bicicletta nella nostra comunità. Ci ha raccontato l'episodio di quando nel 1949, dopo tanti sacrifici, riuscì a comprare la prima Legnano che arrivò alla stazione di Cariati. 1949, nella tua vita, cosa arriva alla stazione di Cariati? Nella stazione di Cariati mi è arrivata la bicicletta da corsa, da Milano, non corsa, mezza corsa. Allora poi mi ho preso la bicicletta e ho cominciato a fare un po' di allenamento, andava molto bene in bicicletta. Allora un amico mio mi ha detto, dice, fai così, vai a Crotone e ti iscrivi alla società di Crotone. Io nel 1949 sono andato a Crotone e mi sono iscritto con la società Don Pasquale Ciliberto. E allora poi mi hanno avvisato di andare a Crotone a fare la corsa di bicicletta. La prima corsa che ho fatto è stata l'8 maggio del 1949. Quando io sono arrivato a Crotone, la società di Crotone non mi voleva far nemmeno partecipare perché la bicicletta era una bici mezza corsa, non nemmeno era una grande bicicletta. Non mi volevano far partecipare, io ci ho detto guarda io voglio partecipare perché io ho una grande passione. Magari io mi metto indietro, biciclista, e vengo dietro, mi diverti, ce la faccio fare, sono venuto indietro. Quando siamo partiti da Crotone, siamo passati a Du Passo Vecchio dove è la sfiga, abbiamo bucato la strada di Scantale. E visto che andava molto bene, nella salita di Scandale, dai, ti dico la verità, ho fatto un casino, chissà quanto l'ho messo dietro, hanno iniziato dietro. Quanti sono arrivati a Cosa, tipo Lo Castro, mi hanno raggiunto certi ciclisti, mi è arrivato un ciclista da Cosenza che aveva solo un braccio, aveva. Ma da disceso questo che era una patria, mamma mia, mi ha fatto avere paura. E in poche parole, quanti sono arrivati a Crotone, c'erano 80 ciclisti, avevano 10 premi. Ho fatto 11° posto, la società di Crotone mi ha dato anche il premio. Ecco, tra l'altro lui è partito con questo episodio del 1949, la prima bici da corsa è arrivata proprio alla stazione di Cariati, la sua, comprata con grandissimi sacrifici, e c'erano tutti intorno a guardarli. Io tra l'altro so queste cose perché ho raccolto la sua testimonianza, ho scritto una sua biografia con grandissimo onore per me di averlo scritto. E poi un'altra cosa soltanto e poi procediamo alla premiazione. Nel 1980 c'è stato un incontro a Crotone che era il sogno della tua vita. Chi hai incontrato? Io a Crotone avevo incontrato Gino Bartoli, sono andato a Crotone e sono andato con la mia famiglia e c'era anche Don Giuseppe che era piccolino, Fabio era piccolino, erano tutti piccolini
con Gino Bassi, dopo finita la corsa, poi siamo andati a mangiare, abbiamo mangiato assieme, compreso con tutta la mia famiglia, sono andato lì. Ho avuto questo onore di mangiare con Gino Bartoli, cioè parlate così con Gino Bartoli come volevo. Vedete i sogni come si realizzano poi alla fine. Allora, adesso il presidente dell'Associazione Ciclomatori Cariati, Mimmo Torchia, conferisce questo riconoscimento all'amico ciclista Antonio Scigliano, con stima e affetto, i ciclomatori di Cariati. Grazie. Allora, con stima da parte di tutti i ciclomatori, dedichiamo questa targa ricordo. Occhio alla macchina davanti, ragazzi, c'è la macchina. Tanto la seconda. Per me non servo. Davide! Guarda, sta facendo una cosa più. Perché di fatto la facevano di tanto! Marina Tinetti!